vi ringrazio, ringrazio tutti i giornalisti che hanno accettato l'invito di partecipare a questa conferenza stampa. Naturalmente voglio dire, il ringraziamento particolare è dovuto anche al giorno, all'ora e al fatto estivo, perché impone, come dire, più altre scelte, specialmente il sabato, però è una buona occasione per fare il punto della situazione. Quali sono gli obiettivi della conferenza? Ringrazio naturalmente tutte le persone che sono intervenute, che rappresentano le forze politiche che in qualche modo hanno lavorato con noi in questi ultimi 4 anni, gli assessori presenti e anche quelli assenti, perché evidentemente hanno anche loro impegni da assolvere. L'obiettivo della conferenza stampa qual è? Noi quando si è verificato lo scioglimento del Consiglio Comunale, non le dimissioni del sindaco come in qualche ambiente è apparso, lo scioglimento del Consiglio Comunale che senza nessuna motivazione, ricordo, neanche motivando in consiglio ma semplicemente non presentandosi, ha determinato il proprio scioglimento, coinvolgendo in questo modo anche il sindaco e la giunta. Noi abbiamo lavorato finché non si è insediato il commissario, perché il sindaco e la giunta sono rimasti operative finché non si è insediato il commissario, e fino a quel momento abbiamo garantito anche il lavoro nell'interesse della città. Oggi il commissario si è insediato e quindi anche il sindaco e la giunta sono decaduti. Sono decaduti, però non sono decaduti i problemi. Io voglio partire già da questa considerazione. Già all'indomani, diciamo, della mancata approvazione da parte del Consiglio del bilancio, si è insediato un commissario ad acta, cioè un commissario specificamente inviato dalla Prefettura di Taranto per esaminare il consuntivo e i documenti di bilancio. Naturalmente si è verificato quello che pensavamo, cioè che sia il consuntivo sia i documenti di bilancio sono stati approvati così come erano stati proposti dalla Giunta al Consiglio Comunale, senza nessuna variazione. Segno che sia il consuntivo sia il preventivo contenevano equilibri di bilancio che hanno, diciamo, che sono stati apprezzati dal commissario straordinario inviato solo, dico, in un primo momento per approvare gli atti di bilancio. Questo che cosa significa? Che la programmazione prevista dalla Giunta e proposta al Consiglio Comunale può essere, diciamo che in qualche modo deve essere attuata, perché c'è, come dire, un atto formale che dice che quella programmazione è una buona programmazione, risponde agli obiettivi che il Consiglio Comunale si è posto e quindi che può essere portata avanti. Cosa voglio dire? Che con 2 mesi di ritardo si aprono, come dire, anche la possibilità di utilizzare il bilancio per una serie di piccoli interventi o di grandi interventi o di importanti interventi previsti dal bilancio. Voglio fare qualche esempio. Credo che ormai sia pronto e sia per essere depositato il progetto di riqualificazione della viabilità nel comprensorio C5, tanto per intenderci quelli intorno all'AGIP nuova, no? Dove ci sono i New Jersey per una rotatoria da un bel po' di tempo, sono stati acquisiti anche i pareri dei condomini per eliminare le interferenze su quella rotatoria degli accessi privati, ed era questo uno dei motivi per cui si protraeva l'opera. Può essere quell'opera eseguita perché è finanziata dal bilancio, no? Come per esempio, cito solo alcuni degli esempi, come a San Paolo, dopo aver fatto l'intervento sulla scuola, finalmente è finanziata la nuova vasca di raccolta delle acque
delle acque potabili che è necessaria affinché quella contrada abbia l'acqua potabile continuativamente lungo tutto l'anno, come richiede da tempo, e per utilizzare anche dei tronchi che non sono mai stati attivati, come richiesto da tempo. Ho fatto solo alcuni esempi, ma poi sono finanziate naturalmente tutte le opere di manutenzione ordinarie. Qui voglio fare anche un piccolo punto della situazione, che è questo. Purtroppo 2 mesi di slittamento non consentono, per esempio, interventi sulla viabilità ordinaria, che pure erano già previsti, perché ormai con la calura non è neanche più molto opportuno fare delle opere che poi vengono deformate dalla calura. Si possono fare solo delle opere di piccoli interventi. Però, ecco, voglio dire, quel bilancio è stato approvato, eravamo e siamo una delle città che hanno predisposto il documento di programmazione prima di tutte le altre, in provincia di Taranto e anche in Italia, perché avevamo fatto un lavoro in precedenza. Noi ci siamo impegnati a rendere un servizio alla città anche in questo anno, e l'abbiamo anche detto pubblicamente sul comizio, in occasione del comizio. Che cosa abbiamo detto in quella sede? Che vi sono degli importantissimi procedimenti finanziati in una maniera rilevante e anche inedita per Martina Franca, che vanno seguiti e portati a termine. D'altro canto c'è comunque un impegno nei confronti di una città che comunque sarebbe andata a votare alla scadenza naturale l'anno 21, che in questo anno non ha la rappresentanza politica, e tuttavia noi siamo tutti quanti interessati affinché quei procedimenti previsti sia dal bilancio sia dai finanziamenti, diciamo, CIPE e regionali, siano portati a compimento nell'interesse della città. E per questo abbiamo chiesto alla città di, come dire, di farsi amministratrice dei propri interessi seguendo i vari procedimenti. Ma per questo è necessario che noi diamo alla città le informazioni sullo stato dei procedimenti e su quello che si può fare per raggiungere i risultati. Oggi dobbiamo dire con soddisfazione che uno degli obiettivi che ci eravamo proposti, che abbiamo finanziato, cioè il parcheggio di via Bellini, che aveva bisogno, come abbiamo detto pubblicamente, di un impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno di questo anno, è stato mantenuto, perché la commissione, formata essenzialmente da funzionari, da dirigenti del Comune di Martina Franca, che il Comune di Martina Franca ha rispetto a tanti altri comuni che non hanno, hanno potuto tenere le commissioni in una maniera serrata e in una decina di giorni hanno esaminato gli 11 progetti che sono stati presentati, mi dicono interessanti, molto interessanti tutti quanti, e assegnato, diciamo, provvisoriamente, e questo è l'impegno giuridicamente vincolante mantenuto, il 29 giugno di questo mese, e quindi hanno mantenuto quell'impegno. Una volta di più possiamo dire che il parcheggio di via Bellini, che sarà un'opera diciamo anche di recupero ambientale degli orti medievali, nel quale verrà inserito un parcheggio mimetizzato, diventa una realtà dopo tantissimi anni di cui se ne aspetta, diciamo, la realizzazione, risolti i contenziosi e acquisite le aree nella piena disponibilità del Comune di Martina Franca. Naturalmente, se questo è stato ottenuto per il parcheggio di via Bellini, che diventa, ripeto, un'opera da adottare, no, anche nella sua esecuzione, dobbiamo essere vigili perché le altre 2 opere previste di riqualificazione anche del territorio, che sono il parcheggio di via del Tocco e il Votano, i cui impegni giuridicamente vincolanti scadono a dicembre, per la complessità che riguarda quei tipi di procedimenti, siano, come il parcheggio di via Bellini, obiettivi raggiunti entro dicembre. Ma per arrivare a quegli obiettivi bisogna essere
vigili e attenti, perché sul votano 3 milioni di euro che innestano quell'opera su quello che si sta già facendo in quel quartiere, che è la captazione delle acque, è una rotatoria che vedremo sorgere nei prossimi giorni, innestano su quell'opera il risanamento del Votano, che come sappiamo è fonte di una serie di disagi per i cittadini che stanno intorno a quella realtà, ma anche e soprattutto mette al riparo quella vasta area inserita, dichiarata pericolosità idraulica di livello massimo da parte delle autorità regionali, mette in sicurezza definitivamente. Su quello c'è una discussione, io lo dico perché tutti quanti dobbiamo esserne edotti, una discussione sulla soluzione progettuale tra l'ARPA e il Comune di Martina Franca, che ha redatto il progetto, che deve essere risolta perché, per non vanificare il finanziamento, ma soprattutto per dare la soluzione definitiva a quell'area. Mentre per il parcheggio di Via del Tocco sappiamo che bisogna adottare i provvedimenti di variante. Io appena avrò la possibilità, dopo un primo approccio avuto con il commissario, di ritornare sulla materia, tornerò di nuovo a parlare di questo. Quindi è importante che continuiamo a monitorare queste due opere, perché sono opere di riqualificazione urbana di grande interesse per la città, che non possiamo assolutamente trascurare. Sono informato sul primo tratto della Martina Alberobello, che è stato redatto il progetto esecutivo. So che con l'impegno del consigliere Pentassuglia si è spostato dal 30 giugno al 31 dicembre l'impegno giuridicamente vincolante necessario. Come sapete, il nuovo codice degli appalti ora esige il progetto esecutivo da mandare in appalto. Il progetto esecutivo è stato redatto ed è all'attenzione della soprintendenza. Voi sapete il lavoro che abbiamo fatto per superare i problemi sollevati dalla soprintendenza sul progetto definitivo. Credo che continueremo a monitorare quell'opera, che noi riteniamo di grandissima importanza strategica per il territorio di Martina Franca, affinché entro il 31 di dicembre sia assunto un impegno giuridicamente vincolante anche per quell'opera, se francamente se ne potrebbe già vedere l'inizio del cantiere per lo stato del procedimento. Però è un'opera da 9 milioni di euro, irripetibile, per il quale il Consiglio Comunale, appena sciolta, aveva svolto tutte le sue attività, tornando più volte, come ho detto spesso, in Consiglio Comunale ad adottare i suoi atti. Quindi non ci sono alibi per nessuno, quello che doveva fare il Comune di Martina Franca l'ha fatto. Poi è importante anche questa conferenza stampa per fare il punto su una situazione che riguarda il territorio di Martina Franca, che è la questione del depuratore con annesso recapito finale e con 172. È inutile dire, i cittadini questo lo devono sapere, che un po' di sciacallaggio, diciamo, di chi a volte come dire, ha cercato di coinvolgere il sindaco e l'amministrazione comunale nelle responsabilità del procedimento, credo che venga spazzato via anche dalla chiarezza che viene da una riunione fatta ieri. Nella riunione di ieri c'era il PM Marazia, poi c'era il suo capo Capristo, poi c'era Copì, poi c'era l'autorità idrica pugliese con il sindaco di Lecce Perrone, che ne è il presidente, poi c'era Emiliano. Il Comune di Martina Franca, come vedete, non c'era, ma non c'era non perché il Comune di Martina Franca è stato trascurato, ma semplicemente perché non ha se non competenze endoprocedimentali. Che cosa voglio dire? Che quando il Comune di Martina Franca viene chiamato a dare un suo contributo, il Comune di Martina Franca deve essere pronto a darlo, come abbiamo fatto noi, quando addirittura, anche quando la Regione, diciamo, sembrava, la QP sembrava neghittosa, li abbiamo chiamati a dire: scusate, ma se dovete fare delle opere, guardate che noi siamo pronti a fare i nostri atti, e abbiamo adottato le varie ordinanze che voi conoscete. La riunione di ieri è importante perché finalmente autorizza
a fare un bypass alla 172, nel senso che sono stati dati 5 settimane all'ANAS per realizzare un progetto che è pronto già da un mese. Diciamo che un mese fa si poteva arrivare tranquillamente alla stessa soluzione. E per quale motivo si poteva arrivare tranquillamente alla stessa soluzione? Sono le cose che magari non sono apparse, ma che è necessario che si sappiano. È già da 2 mesi che non vi sono più tracimazioni su quel luogo. È già da 2 mesi che sono stati fatti i lavori di caratterizzazione, questa brutta parola che dice sono stati prelevati i fanghi, sono stati rimossi, sono stati analizzati e mi dicono, ma questo non lo posso certificare, che saranno utilizzati come concime. Detto questo, significa che la zona non è più né invasa dai liquami né costituisce un pericolo ambientale, già da 2 mesi. Lo dico anche questo come un... Non lo costituiva nemmeno prima, ma oggi ha maggior ragione che è secco da 2 mesi, non lo sarà per sempre, che è secco perché quando ripiove lì continueranno ad affluire le acque di un bacino almeno di una decina di chilometri intorno che confluiscono lì quando piove, ma non lo sarà per sempre, ma intanto da 2 mesi era già possibile intervenire e garantire a Martina Franca che l'estate fosse già aperta una strada. Meglio tardi che mai. Mi sento di ringraziare qui pubblicamente anche sia il dottor Capristo che il PM, sia Emiliano che diciamo con la sua presenza ha voluto, come dire, manifestare la necessità che si arrivasse a una soluzione. Oggi la soluzione è il bypass. Ma voglio anche dire che l'ANAS aveva anche proposto un intervento in sede che secondo i tecnici dell'ANAS garantiva lo stesso successo dell'operazione. Io non voglio entrare nel merito, è evidente che avrei preferito che fosse stato messo in sicurezza il tratto senza, diciamo, invadere ulteriormente la Valle d'Itria, e tuttavia se è stato autorizzato il bypass perché mette d'accordo le coscienze di tutti, comprese quelle di tecnici consulenti della procura, di cui io non condivido, non ho condiviso e non condivido le risultanze, tuttavia diciamo che il bypass, se ci riapre il collegamento diretto con l'Adriatico, ben venga. Sappiamo però che lo dobbiamo rimuovere appena il problema viene risolto definitivamente. Problema che sarà risolto definitivamente, ed ecco il secondo progetto di cui la città si deve appropriare, perché è stato presentato dalla regione il progetto per le trincee disperdenti. Le trincee disperdenti interesseranno circa 1800 metri quadri, 10.800 metri quadri, 18.000 metri quadri, cioè un ettaro e 8.000 metri quadri. Ecco. Quindi non stiamo parlando del favoleggiamento di 40 ettari, delle favole che si raccontano quando non si ha contezza esattamente di che cosa si tratti. Diciamo che non è molto dissimile da quello che era già proposto quando si è interrotto il procedimento e il rinvio alla valutazione di impatto ambientale del precedente progetto. Su questo progetto già da alcuni giorni stanno decorrendo i termini, perché è pubblicato sia sull'albo di Martina Franca sia su quello regionale, perché per l'avvio alla valutazione di impatto, diciamo, se assoggettare alla via, ancora una volta riprendiamo da dove ci eravamo interrotti. Io spero che questo procedimento raggiunga subito i suoi obiettivi, perché raggiungendo i suoi obiettivi verrà dismesso l'attuale recapito finale, che riprenderà la sua originaria vocazione, che è quello di portare giù le acque piovane, così come aveva fatto dalla notte dei tempi in cui la Dolina ha svolto questo ruolo. Ecco, quindi trincee drenanti
trincee disperdenti, trincee che saranno coperte, quindi mimetizzate, ma che comunque, ricordiamo, sono concepite all'interno di una soluzione provvisoria, perché il recapito finale resta quella futuribile dello scarico a mare, ecco, queste trincee provvisorie risolveranno il problema. Io spero che i tempi siano mantenuti, sono promessi più di 270 giorni per l'esecuzione. È chiaro che finalmente è venuto via fuori che la 172 non poteva essere l'elemento che tenuto bloccato finché non si realizzassero le trincee, perché i tempi erano, la verità è questa, progettuale è questa, quindi la 172 meritava e merita sempre un'attenzione che prescinde da quella del recapito finale, e la tecnologia lo consentiva 4-5 mesi fa e lo consente oggi di poter ottenere questo risultato. Guardate, ci sono una serie di altre informazioni di cui i cittadini, che devono essere portate all'attenzione dei cittadini. Come dicevo, il commissario straordinario ha approvato i bilanci così come noi li avevamo proposto. Credo che presto saranno approvati anche gli atti di consiglio così come li avevamo proposti, e negli atti di consiglio così come proposti c'erano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che è un atto dovuto e si farà, quindi finirà anche questo inutile pretesto. Poi però ci sono atti anche importanti che sono per esempio all'attenzione già del Consiglio, che sono il piano degli impianti pubblicitari e il regolamento edilizio che aspettiamo da 40 anni. Regolamento edilizio che aveva avuto una prima lettura del Consiglio, il parere favorevole delle commissioni, e oggi ha bisogno solo della seconda lettura da parte del commissario con il parere favorevole della commissione all'unanimità del precedente Consiglio. Quindi sono due atti estremamente importanti che potranno essere portati al risultato già quando il commissario vorrà utilizzare i poteri del Consiglio per concludere dei procedimenti che avevamo messo in piedi. C'è una strana lentezza su un intervento che abbiamo programmato per il cimitero, dove voglio ricordare che avevamo previsto e abbiamo previsto e sono previsti lavori non solo per mettere in sicurezza e risanare gli arconi, quelli storici e quelli non storici, no? E completare la pavimentazione, ma soprattutto quello del recupero della cappella, che deve diventare, come abbiamo scelto e indicato alla città, la sala del commiato, il luogo del commiato per tante persone che i loro defunti non possono tenerli a casa per un motivo o per un altro, ma che lì possono trovare un posto estremamente dignitoso e anche idoneo per poter essere salutati. Ecco, è un intervento da credo circa 400.000 euro che è in gara e che, come vedete, ecco, questa è la politica. Poi comincia a rallentare. Ecco, e cominciano qui i veri danni, no? Come gli altri effetti negativi sono sicuramente quelli di non avere una programmazione turistica culturale che nella continuità del passato potesse garantire alla città di Martinafranca il ruolo di attrattore che ha svolto negli ultimi anni, e spero che in qualche modo sia salvaguardata, no? Come speriamo che sia portato avanti sia il progetto della ZTL per i varchi del centro storico e per il piano parcheggi, per superare una situazione che tutti vediamo è insufficiente nel modo di funzionamento. Se arriva un turista oggi deve orientarsi sul modo come poter gestire anche la propria sosta. Sono le cose su cui torneremo nei prossimi giorni, cioè quando, continuando a monitorare questi atti, che ripeto, sono atti contenuti negli atti di indirizzo approvati, come tutti gli atti di indirizzo approvati,
gli organi li devono eseguire. In questo caso è più facile anche eseguirli se si vogliono eseguirlo, perché non c'è bisogno neanche, dico, dei tempi di convocazione che erano necessari prima. Ma questo voglio dire non perché tutto può essere semplificato, le scelte della politica mancheranno alla città. E chiudo su quest'ultimo concetto. Le cose che si fanno oggi sono state programmate o l'anno scorso, 2 anni fa o 3 anni fa, a seconda della complessità del procedimento. È chiaro per noi, no? Perché se uno pensa che qualcuno abbia potuto interrompere, diciamo così, il flusso della programmazione, questo non va bene. Cioè, il rischio è che, non essendoci la politica estremamente attenta a seguire i procedimenti, non siano fatte le scelte giuste nel momento giusto. Le cose che si dovevano fare quest'anno sono quelle che sarebbero servite per l'anno 21 e per l'altro anno, perché come abbiamo conquistato finanziamenti grazie alla nostra capacità progettuale, così avremmo dovuto continuare a conquistare finanziamenti mettendo in campo capacità progettuale. Voglio solo ricordare che abbiamo progettato sull'area della sanità e abbiamo progettato sull'area di Piazza Mario Pagano, su cui probabilmente nei prossimi anni ci saranno anche notizie positive, proprio perché abbiamo sempre progettato. Quindi quello che è stato impedito e viene impedito alla città è la capacità di continuare a progettare, perché solo la politica lo può fare, perché solo la politica sa quali sono i bisogni o dovrebbe sapere quali sono i bisogni del territorio. Quindi voglio dire, questa scelta sciagurata, non spiegata, no, continua ad avere solo un'unica motivazione: quello che si voleva colpire e si voleva chiudere una fase di cambiamento e di rinnovamento. La richiesta di azzerare la giunta non è stata da me accettata, e lo voglio confermare ancora una volta, perché avrebbe significato tornare indietro, tornare alla vecchia politica che mi sembra, tra l'altro, dalle ultime elezioni regionali sia stata completamente spazzata via, laddove è stata proposta come è stata proposta Martina. E io sono sicuro che l'anno 21 comunque Martina si farà carico di spazzare via quel tipo di politica, così come è stata concepita anche in quest'ultima fase. Credo che il nostro lavoro, con il conforto di tutti gli amici, potrà andare avanti per assicurare alla città le opere già programmate e per cominciare a costruire anche, diciamo, lo scenario futuro che comunque bisognava costruire. E credo che questo sia un impegno delle forze politiche, meno diciamo così, nel nostro ruolo che stiamo svolgendo oggi, che, ripeto, resta confinato a quello di un dovere di informazione nei confronti della città. Grazie. Allora, le domande, sì, alle domande potete rispondere. Ho un mese dallo scioglimento del Consiglio Comunale, dopo questa battaglia politica, comunque abbiamo lasciato la città senza una guida politica, come tu dicevi. Scusate. Sì. E già in generazione. Come tu dicevi, in qualche maniera il ruolo della politica mancherà in quest'anno, non era meglio che ci fosse, comunque non era meglio che accettare un compromesso, così garantire a Martina quattro anni di amministrazione. Se è il compromesso, cioè, ripeto, io mi fermo qui perché non posso tornare, diciamo, su fatti che ormai sono acclarati, no? Se il compromesso doveva significare la fine di un impegno che è la garanzia di un patto con gli elettori, che da una parte voleva la promozione di una nuova classe dirigente e significava l'azzeramento di questo, significava anche non garantire a Martina il futuro, ma tornare a fare come i gamberi, tornare indietro. Quindi non era un compromesso che, come tutti i compromessi, porta a un risultato positivo, era un compromesso che portava la città indietro, e questo è un compromesso che portava...
più grave del commissariamento, esatto, perché avrebbe significato uccidere la speranza, un tema che non ho trattato. Noi abbiamo per 3 anni perseguito il nuovo appalto dei rifiuti. Come sapete è stato rinviato al 26 luglio, il merito dei procedimenti promossi dalle ditte escluse. Come ho già detto, esaminare quel procedimento significherebbe fare una grande riflessione sullo stato di confusione totale della legislazione italiana. Ecco, ed è un obiettivo che gli studiosi potranno anche prendersi in carico. Però sono 3 anni di impegno di persone che, insieme a questo, hanno sensibilizzato la città fino a raggiungere di nuovo l'obiettivo del risparmio dell'ecotassa, appena raggiunto una settimana fa. Questo è stato raggiunto perché c'è stato un impegno a risolvere un problema trentennale, ventennale, che non veniva risolto, ma dall'altro una innovazione nel rapporto della città che ha visto progettare il punto ecologico informatizzato, sensibilizzare i cittadini, coinvolgere le associazioni, e questo francamente l'assessore Coletta l'ha fatto perché è una persona che interpreta in una maniera nuova, come tutti gli altri assessori che hanno interpretato in una maniera nuova il modo di fare anche lo stesso ruolo assessorile a Martina Franco, così come ha fatto Basile per il personale, per il bilancio, così come sono stato fatto nelle attività produttive, insomma in tutti i settori. Azzerare quel tipo di esperienza avrebbe significato semplicemente fare un salto all'indietro e ritornare alla politica dei compromessi, per cui non si sceglie un assessore o una funzione per raggiungere gli obiettivi di cui la città ha bisogno, ma si sceglie per gli equilibri politici, una bruttissima parola che spesse volte nasconde, diciamo, più la promozione delle carriere personali che non quella della promozione della città e del bene comune. Credo che abbiamo messo al riparo la città anche da questo. La città può ripartire esattamente da dove è stata interrotta, non da 4 anni prima, e quindi significava 4 anni prima un salto nel buio degli altri 10 anni precedenti a quei 4 anni, ma credo che questo la città lo abbia apprezzato, insomma. Altre domande? Prego. Intanto sono anche io disorientato, nel senso che non capisco dove ci troviamo, che cosa stiamo facendo, e non so se qui sarà un comitato rappresentativo di un partito, di un comitato, credo che con oggi probabilmente si stia anche confermando l'ipotesi di candidature, insomma, no? Di conferma a sindaco per l'anno prossimo, supportato ovviamente dalle forze che hanno supportato il candidato, no? Come continuazione di un'esperienza politica durata 4 anni. Poi avrei altre domande. Sì. All'inizio l'ho detto in termini estremamente chiari, ma è anche, diciamo, condiviso con gli amici, che noi abbiamo un dovere di informazione nei confronti dei cittadini. Noi avevamo un mandato che durava 5 anni. Ho anche detto che gli atti di indirizzo sono approvati. Sto semplicemente dicendo che, ancorché senza i galloni e senza le stellette, noi continuiamo a fare il lavoro che avremmo dovuto fare, quello di stimolo e quello di garantire il successo dei programmi già messi in campo. Questo non è un comitato, questo è un luogo che noi abbiamo scelto. Noi, io, gli amici, tutti quanti abbiamo scelto come un luogo dove i cittadini possono trovare anche il punto di riferimento. Guardate, la cosa che mi fa più dolore, che cos'è? È vedere come piano piano
la città può cambiare la sua immagine, no? L'erba non viene sfalciata dove deve essere sfalciata, l'intervento di pulizia non viene garantito dove deve essere garantito, anche le piccole cose, è giusto che i cittadini continuino ad avere un riferimento e possono trovarlo qui. Naturalmente ci sono anche le sedi dei partiti e delle forze politiche, ma qui possono trovare il luogo dell'amministrazione, ecco. Non so se riesco a spiegarmi, per il momento diciamo è questo, possono trovare il luogo in cui possono ricevere delle informazioni su come fare, che cosa fare. Naturalmente poi organizzeremo sempre di più un luogo anche della informazione informatica, in modo che laddove trovavano, dove utilizzavano l'email segreteria sindaco, oggi utilizzeranno altri strumenti. Questi li comunicheremo attraverso i social a tutta la città, in modo che la città sappia che può contare sempre su un gruppo di persone in grado di soddisfare le loro richieste. Ecco, bravo, grazie. Spiegala meglio tu. È un luogo, siccome noi avevamo mandato per 5 anni, quindi teoricamente avremmo voluto che i cittadini ci giudicassero fra un anno, questo non è stato possibile. Allora, noi avevamo dei, diciamo, obiettivi di governo che erano il frutto di una campagna elettorale, erano stati approvati da tutti, adesso quindi quello che vogliamo è concretamente concludere il nostro anno, e noi lo vogliamo fare indipendentemente dal fatto di avere una carica, un ruolo, ed è per questo che abbiamo aperto, diciamo, una pagina Facebook reale, diciamo così, no? Che unitamente a quelle virtuali consentono a noi di continuare a fare il nostro lavoro, a chi ci è vicino di continuare ad esserci vicino e a chi ci è sempre stato critico di continuare ad esserci critico, perché non ci siamo mai sottratti alla discussione, anche nei momenti più delicati, la neve ne fa un esempio, con questo caldo viene bene ricordare, e quindi, diciamo, sono delle porte aperte, come sempre sono state aperte le porte di Palazzo Ducale in questi 4 anni di amministrazione. Sindaco, perché dice che che sono stati anche messi alla porta di bianca, non abbiamo ricevuto spiegazioni della loro scelta politica di non presentarsi per loro? Perché dice questo? Perché noi le spiegazioni abbiamo avute. Io non credo che noi abbiamo messo, almeno personalmente, alla gogna mediatica che sia. Noi abbiamo detto, nella sede istituzionale non sono state consegnate le motivazioni di una propria scelta. Tutto il resto è una cosa che può servire ai giornalisti o ad altri, ma è il Consiglio Comunale che aveva, diciamo, è il luogo dove si potevano spiegare e lasciarli negli atti depositati per la storia. Nella storia non restano le opinioni, restano gli atti, come noi abbiamo sempre detto dall'inizio del nostro lavoro. No, la città non ha avuto quello che doveva avere, cioè una motivazione fornita nel Consiglio Comunale. Nel Consiglio Comunale chiunque avrebbe potuto assumersi le responsabilità di dire perché. Ora, il resto, gogna mediatica o cosa, non è una cosa che ci appartiene, né mi interessa personalmente, e non credo che interessi queste persone, è il nostro modo di lavorare. Saranno poi gli elettori a decidere della sorte delle persone che hanno interrotto questa legislatura, questa sindacatura. Sono sicuro, forse questo anche il professor Scialpi può testimoniare, che una serie di attività, diciamo, che avevano l'impulso da parte dell'amministrazione soffriranno, punto, no? Punto. Per il resto le altre motivazioni non ci interessano e non ci porterà nessuno sulla rissa personalistica, no? Mi sento di dire che laddove abbiamo percepito che si voleva colpire il rinnovamento, noi abbiamo detto non ci stiamo, punto. Laddove si voleva tornare a una vecchia politica, a un vecchio modo di gestire
Noi abbiamo detto non ci stiamo, perché questo risponde ai bisogni delle persone, non della città. Se permettete, questo messaggio vogliamo che resti nella città, perché chiunque deve ripartire di lì, dal fatto che si possa governare avendo solo come unico obiettivo quella del servizio verso i cittadini. È troppo chiedere questo? C'è una proporzione tra lo scioglimento del Consiglio Comunale e gli obiettivi? Secondo me no, però non sono io che devo dare questa risposta, lo devono dare, se riescono a darlo, chi ha fatto questa operazione. Volevi aggiungere qualcosa, Tonino? Condivido le cose che hai detto tu finora, anche sul mancato rispetto del Consiglio Comunale per le espressioni di dissenso, perché nella storia del Consiglio Comunale di Martina Franca, almeno dal 1980, quando si sono create situazioni di grave lacerazione, dove qualunque filosofia del compromesso e della mediazione erano inutili, perché si sono sciolti vari consigli comunali, però se uno va a fare la storia amministrativa di Martina Franca troverà depositato sempre nel Consiglio Comunale di Martina la motivazione per cui si raccolgono le firme per sciogliere un Consiglio Comunale, si dimette un sindaco in maniera irreversibile, oppure l'opposizione presenta un progetto di scioglimento del Consiglio, è documentato storicamente, ora non è documentato nulla se non il rinvio continuo di una discussione che non c'è stata. La lettura un po' patetica di un documento cosiddetto di ignoranza delle cose, non perché chi lo ha letto fosse ignorante, cioè perché diceva che è stato ignorato, eccetera. Oltre a quello non c'è più nulla. Io piuttosto vorrei brevemente ritornare su una questione che mi sta molto a cuore, che è passata in secondo piano anche nella comunicazione che abbiamo fatto il 12 giugno in piazza. Uno dei primi atti deliberativi che abbiamo fatto, tu lo ricorderanno gli amici che stavano in giunta, non c'è Donatella Infante, era quello della città amica dei bambini, con una delibera di sottoscrizione con l'UNICEF in cui ci impegnavamo in 3 anni a raggiungere determinati risultati per quanto riguarda il mondo dell'infanzia e quindi la centralità dei bambini nella politica amministrativa. Lunedì 4 giugno viene il vertice dell'UNICEF a consegnare al dottor Gigante al dottor Gigante il riconoscimento di prestigioso di Martina, città amica dei bambini, ma non così in astratto, perché sono stati perseguiti in questi anni coerenti obiettivi che hanno portato il mondo dei bambini al centro dell'attenzione, dagli asili nido, che sono stato il fiore all'occhiello tradizionale di tutte le amministrazioni comunali di Martina. Ecco, così lo diciamo chiaro chiaro, sia il centrodestra che il centrosinistra hanno sempre lavorato sulla centralità degli asili nido. Martina ha un sistema di asili nido che fa invidia agli altri comuni. Va bene. Mentre Renzi chiede all'Europa più asili nido per la sua vocazione sociale, questa città della solidarietà a vocazione sociale ha investito sempre negli asili nido, come ha investito sulle politiche degli anziani. Però di concreto che cosa è stato fatto poi? Sono state ripulite tutte le scuole materne delle barriere architettoniche, sono stati ripuliti tutti i giardini degli centinaia e centinaia di pini che erano piantati a ridosso delle fondamenta delle scuole materne, che con gli aghi ogni anno diciamo imbarazzavano, ostruivano i canali di scolo delle acque, per cui in alcune di esse pioveva dentro, come scuola materna La Sorte in via Alessandro Figuera, il cui pavimento io ho trovato sbriciolato con i bambini gnau gnau che giocavano, gattonavano per terra, che lo prendevano e lo mettevano nelle taschine dei propri grembiulini. Se uno ora si reca in via Alessandro Figuera, angolo via Le Stazioni, ed entra nella scuola materna La Sorte, troverà un pavimento nuovissimo, coloratissimo,
troverà un giardino ben sistemato perché i pini erano addosso alla scuola, troverà soprattutto grazie all'iniziativa degli amici Gianfranco Balmisano e Stefano Coletta anche i giochi per i bambini. Noi abbiamo cominciato a lavorare nell'estate del 2012 con una delibera del commissario prefettizio Calvosa, che acquistava dalla curia arcivescovile di Taranto la scuola materna Villa Sacro Cuore dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII, annessa allo storico convento dei Paolotti di San Francesco di Paola. Quella delibera di Calvosa, ecco i commissari, non aveva la copertura finanziaria e i bambini stavano dentro. Noi abbiamo trovato i soldi, ti ricorderai, i 300.000 euro per versare questi soldi alla curia e far diventare proprietario città di Martina Franca di quel complesso che oggi, fra pochi giorni, sarà cantierizzato e verrà una modernissima scuola materna. In 5 mesi, prendendo un finanziamento di 700.000 euro, ecco, quello è un progetto che dobbiamo seguire, perché a 5 mesi e comporterà una serie di disagi per la realizzazione di questo progetto. Se vi spostate poi come angolo sulla Giovanni XXIII, troverete che è stato rifatto già tutto il lastricato solare, che fu oggetto di interventi di 3 miliardi di euro nei lontani anni 90, sotto le coperte di copertura c'era di tutto, c'era la sabbia e non era escluso che quella scuola, lo dico qui, negli anni prossimi potesse essere stato oggetto di nuovo di quello che avvenne nell'agosto del 1987, di un crollo parziale del solaio. Questo è stato evitato e ora si sta facendo efficientamento energetico nel Giovanni XXIII. La cosa della Deledda è ancora più grave, perché in via Fogazzaro c'era la scuola materna Deledda in un garage. Dal Facebook sta attivo da oltre un decennio. Io non ho letto in questo decennio, fino al 2011, nessun post in cui diceva che 6 classi di scuole materne della Deledda fossero allocate in un garage dove, andando da sotto, i liquami avevano invaso tutto il parcheggio sottostante. Quella scuola ora sta nella scuola Grassi e abbiamo fatto risparmiare al comune di Martina Franca 64.000 euro all'anno, moltiplicato 4, quanto fanno? Con quei soldi abbiamo ristrutturato. Eh? Quanto fanno? 256.000 euro. Bene. La stessa cosa riguardava la scuola materna San Francesco, di cui tutti si sono dimenticati, anche quella stava in un garage, anche lì si pagava il fitto, ora sta nel primo piano ristrutturato del complesso conventuale di San Francesco, erratamente chiamata casa di riposo. A fianco sta il giardino con i giochi che sono stati proposti, così come la scuola materna Deledda all'orto botanico alla Grassi. Va bene? Quindi tutti gli standard previsti scolastici per l'infanzia vengono rispettati. Così per il Collodi. Io ho trovato il Collodi che era pieno di condensa nero, mai pittato. Se ora uno va al Collodi nel quartiere Carmine, troverà una scuola materna ristrutturata, senza molti pini a fianco, con i giochi. Va bene. Altri due interventi importantissimi: scuola media Battaglini, inesistenti gli interventi scuola media Battaglini, ex ora istituto comprensivo Chiarelli, mai fatti interventi. Io ho trovato i bagni che erano un orrore, di scritte, di cose nere. Ora andate alla scuola al plesso Battaglini, troverete una scuola decente
e si sta incappottando all'esterno per la sua rigenerazione energetica. Così il Chiarelli e via di seguito. Alle spalle del Chiarelli c'era lo schifo generale, il degrado generale. Ora c'è un'uscita posteriore del Chiarelli che dà su un giardino ristrutturato con alberi e poi eliminato il degrado delle colonne d'ingresso della Villa del Carmine, esempio di degrado. Non abbiamo visto interventi della provincia in merito, soprattutto sulla sede del liceo artistico Calò. Ora ci spostiamo di qui, andiamo a fare un sopralluogo lì, no? E vediamo la differenza di amministrazione, di chi risolve un problema di degrado e di chi invece con la scuola, il liceo artistico, è una grande risorsa, è stato un perno fondamentale nel rilancio artistico di Martina, è tenuta in quella situazione, con una parte dell'ex istituto Domilani che è anche sbriciolato e crollato. Questo lo devo denunciare con grande forza, soprattutto ora che si parla anche di politica, in cui possiamo parlare di politica. Vorrei fare un altro esempio, c'è l'assenza totale del governo della provincia. E andate a fare un altro confronto. Noi abbiamo preso l'anno scorso un finanziamento che si stava perdendo, che altri comuni, altre scuole avevano perso, per la ristrutturazione dell'Ateneo Comune. Il merito è innanzitutto del defunto compianto preside Monaco, che nel 2009 intercettò un finanziamento, e il liceo classico, l'Ateneo Bruni, non avevano però vinto quel finanziamento, avevano fatto richieste di partecipazione. Poi Carducci e la Rossi hanno fatto il resto, le difficoltà avrebbero comportato la perdita di quel finanziamento. Siamo andati a Roma a recuperare il finanziamento, in 6 mesi l'Ateneo Bruni è stato ristrutturato. L'Archita di Taranto, ora ci spostiamo di qui e andiamo a Taranto, no? In via d'Aquino, vedremo l'Archita di Taranto in 20 anni con le palafitte, no? In un cantiere che dura 20 anni. Chi era competente sull'Archita di Taranto? La provincia, il comune di Taranto, la provincia. Non l'hanno fatto o non l'hanno fatto? E allora, visto che dobbiamo fare impegno civile e politico sano, perché non facciamo i confronti? Perché non mettiamo a confronto la classe dirigente della provincia di Taranto, la classe dirigente di città di Martina Franca e su 2 istituti simbolo della formazione scolastica e culturale della città di Taranto, l'Archita, 150 anni di storia, e l'Ateneo Bruni di Martina Franca, 100 anni di storia, e vedere come queste 2 comunità, cioè, hanno avuto attenzione e cura su questa scuola grazie a una concertazione del preside Carducci, della dirigente Donatella Rossi, di città di Martina Franca, no, che complessivamente ha fatto squadra perché questo intervento si facesse. Oggi splende l'Ateneo Bruni, no? Ed è stato riportato al suo interno, nel suo atrio, così com'era. Anzi, è stato dato alla città un altro grande contenitore culturale. Se uno vuole fare un evento culturale come quello che noi abbiamo fatto nell'estate del 2013 con Saviano, e lo vuole fare un grande concerto nell'atrio dell'Ateneo Bruni, può avere una scenografia bellissima, architettonicamente pregevole, che rende quello spazio fruibile alla città. Quindi città amica dei bambini è un riconoscimento che ora va alla città di Martina Franca e lo ritirerà il 4 luglio il commissario Gigante. Però questo significa aver lavorato sulla città dei bambini, cioè portare a norma di sicurezza tutte le scuole, rigenerarle sul piano energetico, significa sostituzione dei vetri, delle porte, ristrutturazione dei bagni. Ora abbiamo dei bagni decenti in tutte le scuole. Quando volete iscrivere i vostri figli a scuola, la prima cosa che dovete fare è andate a vedere i bagni, come sono messi, perché di là quello è il biglietto da visita di una comunità scolastica. E da questo punto di vista credo che il lavoro che è stato fatto è tantissimo. Su questo noi non dobbiamo perdere tempo, caro Franco, cioè nel senso che il cantiere è aperto all'Istituto Comprensivo Chiarelli, ora è fermo, deve andare avanti, e
Questo significa adottiamo la scuola, adottiamo in questo momento l'istituto comprensivo Chiarelli. I lavori alla Battaglini devono andare avanti, i lavori alla scuola materna Sacro Cuore devono essere cantierizzati, i lavori dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII devono essere consegnati in tempo e a San Paolo il commissario prefettizio deve ripartire i locali tra quelli appartenenti alla scuola materna San Paolo, quelli appartenenti al 118 e quelli appartenenti che dovrebbero dare come oratorio alla parrocchia di San Paolo per farne un polo culturale. Ma riprendo la domanda di Ottavo al collega in merito all'anno prossimo, ma visto che non ha risposto a me, che è quella che fondamentalmente dopo la comunicazione istituzionale amministrativa, quello che interessa più anche la comunicazione politica, che intenzione avete? O meglio, è una domanda che si fa anche alla città e ha fatto Ottavo, che vi faccio io se non fosse stato troppo chiaro. Che la tua disponibilità un po'. Noi siamo sempre stati disponibili alla città da 40 anni a questa parte, in vari ruoli, in varie postazioni, in vari modi. Non ci siamo mai sottratto, sia quando dovevamo animare semplicemente il dibattito culturale, sia quando dovevamo fare i consiglieri comunali, sia quando dovevamo fare i sindacalisti, piuttosto che fare, che so io, anche, come dire, gli interessi generali della città nelle varie postazioni. Questo è l'anno che ci separa dal... È un anno molto importante per l'Italia innanzitutto e quindi vedremo anche l'evoluzione che sul piano nazionale avrà la politica. Certamente viene dalla società un'idea di politica diversa da quella che viene rappresentata spesso dalle forze politiche e quindi bisogna vedere anche la capacità di rinnovamento delle stesse forze politiche, perché i cittadini chiedono, no, che siano messe da parte. Allora, credo che uno degli obiettivi che deve raggiungere la politica in questi mesi è quello di isolare e mettere da parte tutto ciò che è vecchio, che è ciarpame della politica, e innovare un progetto. Un progetto non è un progetto di continuità, andare avanti non significa riprendere e continuare a fare le cose che si sono fatte, no, significa anche innovarlo, perché guardate... Occorre sempre di più aggiornare la visione di città, perché più mettiamo indietro, mettiamo in secondo ordine e quindi isoliamo un vecchio modo di fare politica, ma anche, attenzione, un vecchio modo di fare impresa a Martina. Prima Martina riprende il suo slancio e il suo volo. È su questo che bisogna lavorare, aggiornare la visione. Quali sono i procedimenti che soffriranno di più? Soffriranno i procedimenti urbanistici, perché è vero che noi affidiamo il PUG, quindi se qualcuno aveva intenzione di farsi il PUG privato, se lo può togliere dalla testa, non succederà. Però mancherà in questo anno lo stimolo a dare l'idea di visione di città che i progettisti devono eseguire. Certo, ci sono gli atti che lo contengono, gli atti di indirizzo, il documento preliminare e programmatico approvato dal Consiglio Comunale, ci sono, ma quegli atti vanno aggiornati da una visione, da un'intelligenza che è fatta del divenire. Quello viene, quel tipo di idea viene fermato. Come la sfida alle imprese che contenevano i progetti di rigenerazione urbana era una sfida alle imprese. Siete capaci di fare delle cose nuove? O siete capaci solo di fare di avere un'idea vecchia per cui io costruisco il privato e faccio i miei profitti e il pubblico deve fare tutto il resto, compreso quello di rendere il mio investimento privato possibile? Non è così. Non è così. La rigenerazione urbana contiene una serie di sfide. Il Consiglio è che hanno bisogno di una visione, di un Consiglio Comunale che contratti, come dire, tra virgolette, negozi, tra virgolette, al meglio la città. Tutti gli affacci della città erano interessati dalla rigenerazione urbana, da quello del cimitero, piuttosto a quello di via Massafra, piuttosto da via Mottola e così via, piuttosto intorno al degrado che ancora sta intorno alle ferrovie, come vedete, no? Erano tutti interessati, erano delle sfide, sono delle sfide.
quello è stato interrotto, cioè una sfida e una, diciamo, un confronto più alto tra una classe politica disinteressata che riesce addirittura a negoziare l'acquisizione bonaria dei suoli, no? Due ettari di suoli alle porte della città, no? E che è in grado, proprio perché ha questa capacità, di sfidare anche l'economia, dire vedi, va bene, facciamo, vediamo che cosa si può fare nel vostro interesse, ma che sia anche nell'interesse generale della città. Questo è il lavoro che la politica deve fare in questi mesi, perché continuare a dibattere su questo, e questo lo potranno fare i partiti, significa anche dare degli indirizzi, dare ai cittadini anche un riferimento per il futuro. Questo mi interessa. Le persone sono un dettaglio, come dire, trascurabile. No? Una notazione politica, se permetti, su questo tema mi sembra opportuno farla, poi anche inoltre di carattere amministrativo. La domanda che hai fatto tu, Ottavio, poco fa, riguardo al fatto se ne valesse davvero la pena di lasciare per un anno l'amministrazione in mano al commissario piuttosto che accettare un compromesso, credo che richieda un supplemento di informazione che forse per troppa correttezza istituzionale e informativa omettiamo di dare, tanto noi quanto voi, che pure non avete gli stessi obblighi, diciamo, istituzionali nostri. E cioè, ricordiamo che la richiesta di azzeramento della Giunta non era ovviamente il fine ultimo di chi ha formulato questa istanza. Il fine ultimo, sebbene mai apertamente declamato alla città, né in consiglio comunale né nelle dichiarazioni ufficiali, era quello di convincere Franco Ancone e la sua coalizione a mutare la propria natura, cioè ad abbandonare una parte degli alleati che hanno costruito questa esperienza amministrativa, l'hanno concepita e poi l'hanno resa una cosa effettiva, per imbarcare al quarto anno, quindi quasi alla fine, altre forze politiche che invece sono state all'opposizione per 4 anni e che rappresentano di fatto, ma non è un giudizio di merito il mio, che pure lo ho ma lo tengo per me, hanno rappresentato di fatto l'esperienza amministrativa degli ultimi 10-15 anni. Cioè, quando il segretario del Partito Democratico, qualche giorno prima del Consiglio Comunale fatidico non tenuto del 7 giugno, sebbene fosse stata chiesta l'aggiornamento proprio da quelli che poi non si sono presentati, perché questo è stato il gioco, no? al rinvio, la richiesta che è stata formulata al segretario del Partito Democratico, il quale correttamente in un ambito, come dire, in una modalità di confronto fra partiti corretta ci ha informato di questo chiedendo la nostra opinione, era quella di mutare la coalizione scaricando una parte e imbarcando l'UDC di Muschio, di Miali e quant'altri, che sono, ci mancherebbe altro, persone rispettabilissime che siedono in consiglio comunale, ma che ovviamente per la loro esperienza recente di carattere politico-amministrativo non si adeguavano alla nostra concezione di un rinnovamento della politica. Se tutti i risultati che sono stati snocciolati brevemente, ma che voi conoscete ancor più nei dettagli, perché qui abbiamo dato soltanto un breve riassunto di quello che è stato fatto in questi anni, se quei risultati sono stati possibili è stato perché c'è stato un taglio netto con le esperienze che hanno contraddistinto gli ultimi 10 anni di litigiosità e inoperosità dell'amministrazione. Volgarmente si chiama ribaltone, questo è stato chiesto. Quindi la tua domanda, ne valeva davvero la pena non accettare il ribaltone piuttosto che lasciare nelle mani del commissario la città per un anno? Io credo che con sofferenza abbiamo fatto una scelta giusta, perché noi non possiamo
dopo aver predicato e messo in campo azioni di netto taglio rispetto alle logiche di spartizione partitica che hanno contraddistinto gli ultimi 15 anni, non potevamo bruciare con un solo atto questa nostra credibilità acquisita con fatica, con lavoro e anche assumendoci una buona dose di rischio già da quando Franco andò al ballottaggio contro Michele Marraffa. Già all'epoca avremmo potuto fare l'apparentamento con chi non era arrivato al ballottaggio, cioè con il gruppo Muschio che era il candidato sindaco di una delle coalizioni che si era confrontata all'epoca. Con una dose di rischio accettammo di non percorrere quella strada e di chiedere alla città di votarci per quello che eravamo. La città ci ha premiati, oggi non lo avrebbe capito e noi avremmo davvero buttato al vento un lavoro faticoso che è stato fatto e che ha dato quantomeno chiarezza e affidabilità nella politica da parte dei cittadini, sia di quelli che ci hanno votati sia da quelli che non ci hanno votati. Quindi questa è la nota di carattere politico. Chiaramente l'esperienza non è stata bocciata dagli elettori, questo è un dato di fatto oggettivo. Non c'è stata una bocciatura rispetto alla attività che questa amministrazione ha posto in essere. È stata un'interruzione violenta, brusca, che non, per l'analisi che noi facciamo e che ci viene sinceramente confermata quotidianamente dagli incontri che facciamo casualmente per strada con le persone, la gente non ha capito, non ha apprezzato. Quindi a voi il compito importante di raccontarla bene questa crisi, senza fermarvi come generalmente fate alla superficie e alle dichiarazioni ufficiali. Non si può ovviamente credere, non lo potete credere voi e non lo crediamo noi, ma non lo crede neanche la città, che l'amministrazione è stata mandata a casa perché c'erano i debiti fuori bilancio, che sono delle sentenze che da sempre, da 30 anni, vedono il comune contrapposto a parti private, così come avviene per la verità anche al contrario, e che sono degli atti dovuti. Non si sono mai fatti in precedenza, va bene, ma sapete perché non si sono mai fatti in precedenza i debiti fuori bilancio in Consiglio Comunale? Perché il Consiglio Comunale non era neppure informato su quale fosse lo stato del contenzioso. Si votava il bilancio, si prendeva un bel tesoretto di un milione e mezzo di euro, si metteva nel PEG affidato al dirigente del contenzioso e il Consiglio Comunale era espropriato da ogni forma di controllo, così come invece il testo unico impone. Noi abbiamo ripristinato la legalità anche su questo. Capisco che è faticoso per i consiglieri comunali dover affrontare ad ogni tornata 5, 6, 7 sentenze, ora del giudice di pace, ora del TAR, ora del Tribunale, ora della Corte d'Appello, ora della Cassazione, che a volte ci hanno visto vittoriosi, ma altre volte ovviamente ci hanno visto perdenti. Però questa è la regola che il testo unico degli enti locali impone e quindi credere a argomentazioni del genere, così come pensare che questa amministrazione doveva assolutamente andare a casa perché c'era il problema degli eventi estivi, è davvero una pagliacciata alla quale voi non credete e neanche noi ovviamente, ma non ci crede la città. Quindi le vere motivazioni, come sempre, anzi come spesso accade in politica, sono recondite, non vengono raccontate. Il compito nostro è quello di informare la città tanto sui procedimenti amministrativi in corso, quanto sulle reali ragioni che hanno portato alla fine di questa esperienza che a nostro avviso e all'avviso delle persone, di molte persone con le quali ci siamo confrontati, ha rappresentato una novità positiva per la città. Da qui a dire che abbiamo fatto tutto quello che serviva e che non ci siano margini di miglioramento, questo non ce lo sentirete dire mai, perché per riaddrizzare questa città e farla diventare di nuovo una città normale, perché questo era l'obiettivo, far tornare questa città una città normale, non bastavano né 4 né 5 anni e forse 10 è un termine, come dire, un orizzonte temporale un po' più ragionevole per mettere in campo novità sostanziali, strutturali sulla gestione della macchina amministrativa. Questo per quanto riguarda la nota politica, quindi questa esperienza si è solo interrotta momentaneamente e devo dire, non fanno che chiedermi questo, mi raccomando, non ci lasciate soli. Questo è il senso che noi raccogliamo dalla piazza. Non ci lasciate soli perché in questi anni, come dire, vi abbiamo seguiti, chi da una parte chi dall'altra, ora non sparite, non abbandonate il campo. Due annotazioni di carattere amministrativo.
il sindaco ha citato fra i procedimenti che andranno, diciamo che abbiamo già messo in campo, la ZTL. Vorrei, come dire, informare che il 23 giugno è stato diciamo, l'ultimo atto al quale ho preso parte attiva, perché ancora formalmente in carica, è stato convocato il tavolo degli stakeholder, che sono i portatori di interesse che hanno seguito tutta questa fase di preparazione delle norme che contraddistingueranno, che regoleranno la nuova zona a traffico limitato del centro storico, e i risultati sono stati davvero straordinari. Perché dico straordinari? Perché oltre ad esserci confrontati con questi portatori di interesse, che poi chi sono? Commercio, Confesercenti, sindacati, comitati di cittadini, comitati del centro storico, e tutti quanti abbiano manifestato una propria volontà proattiva di essere inclusi in questo procedimento e di essere parte diligente nel confronto, noi, per dare ulteriore fondamento alle scelte che si andranno a fare, abbiamo commissionato anche 534 indagini, interviste singole, quindi 534 nuclei familiari sono stati ascoltati su una serie di questioni che ponevano sul tavolo vari obiettivi: l'accessibilità da parte dei residenti del centro storico all'interno del nucleo antico, la vivibilità, il miglioramento delle qualità dell'ambiente e quant'altro. Bene, che cos'è venuto fuori? Ricordiamo che per quelli che stavano fuori dal centro storico sono state indagini telefoniche, mentre per i residenti del centro storico sono state indagini individuali, face to face, faccia a faccia. Cos'è venuto fuori? Che tanto i residenti fuori quanto i residenti dentro hanno posto, questo credo che non lo sappiano forse neanche i miei colleghi assessori e consiglieri, hanno posto all'ultimo posto l'esigenza di accessibilità con la macchina all'interno, mettendo invece al primo posto la vivibilità del centro storico. Cosa viene fuori? Viene fuori lo spaccato di una città ormai matura, che esprime delle scelte che, sebbene comportino un sacrificio, cioè rinuncio anche a poter andare nel centro storico con la mia macchina e parcheggiarla lì, lo barattano, diciamo in termini positivi, con un miglioramento del contesto urbano nel quale hanno deciso di vivere. Come se ci dicessero: se ho deciso di vivere nel centro storico è perché lo voglio come una bomboniera, lo voglio libero dalle auto, voglio che i miei figli possano camminare senza correre pericoli all'interno del centro storico. Questo sinceramente era il nostro, la nostra visione, visto che si è parlato di visione, ma non l'abbiamo imposta. Non abbiamo ritenuto fosse corretto dire: siamo stati eletti noi, decidiamo noi. Abbiamo chiesto ai cittadini che cosa pensassero, e per, con nostra, come dire, gioia, con nostra soddisfazione, i cittadini sono andati esattamente in quella direzione. Quindi da questo punto di vista... 534 interviste si possono leggere da qualche parte? Sì, io ho già l'anticipazione del rapporto che è stata presentata agli stakeholder il 23 giugno. Adesso, con i risultati che sono stati raggiunti in quella ultima tornata, ci sarà la relazione definitiva, così come una relazione di aggiornamento è arrivata anche sulla nuova ipotesi di piano urbano del traffico. Gli ingegneri, il gruppo di ingegneri incaricati, ha già dato, consegnato una prima parte del lavoro, che è il lavoro di rilevamento dei flussi, del rilevamento dei nodi critici, e ha già quindi in parte ultimato il proprio lavoro. Il 6 settembre terminerà il loro incarico e loro entro quella data consegneranno il frutto della loro ricerca. Non posso nascondervi che questi professionisti ci hanno espresso un certo rammarico, non per le nostre sorti individuali, quanto per il fatto che gli mancherà ovviamente la fase di confronto e di proposta politica. Ed è uno di quei procedimenti che purtroppo inevitabilmente, per quanto spingeremo affinché anche in nostra assenza possa trovare conclusione, una battuta d'arresto la segnerà purtroppo.
Quindi diciamo le cose vanno avanti fortunatamente, e fra breve, visto che questo discorso della ZTL è terminato, voi vedrete, così come lo vedremo noi, pubblicato l'appalto per la fornitura e posa in opera delle telecamere. Sono 10 i varchi di accesso all'interno della ZTL. Vorrei solo ricordare che tutti i comuni della Puglia con dimensioni pari alle nostre dal punto di vista territoriale o demografico dispongono di zone a traffico limitate controllate con telecamere a lettura targa, si chiamano OCR, tutte tranne due comuni in tutta la Puglia, così come i maggiori capoluoghi di provincia d'Italia, soprattutto se di vocazione artistica come quello di Martina. Tutti questi dati, che sono uno studio davvero molto capillare che parte dal censimento del 2011, delinea anche l'evoluzione urbanistica della città, spiega perché a Martina ci sia un tasso di motorizzazione più alto addirittura che la media italiana e decisamente più alto di quella regionale, come dire, la diffusione dell'abitato nell'agro spiega ovviamente anche queste dinamiche, per quanto il parco auto è anche più nuovo rispetto a quello dell'Italia e della regione, quindi è anche indice di una certa ricchezza. Tutti questi procedimenti andranno avanti e sono il frutto di un lavoro che non ha dovuto digerire quei compromessi a cui tu facevi riferimento e che, come dire, non sarebbero stati compromessi in senso positivo, fattivo, ma compromessi al ribasso rispetto ai quali obiettivamente è meglio lasciar stare, perché se no essere accomunati agli altri, vincere le elezioni solo per vincerle, come è stata la regola degli ultimi 15 anni, no? Prima della nostra esperienza, cioè tutti insieme pur di vincere, poi si vedrà quello che verrà, non era la nostra filosofia, non lo è mai stata, e per questo l'abbiamo rigettata, credo, come dire, giustamente, perché se no perdiamo il contatto con la realtà e con i cittadini, e questa è l'ultima cosa che dobbiamo fare. Grazie. Parliamo nel merito della questione. Allora, su via Bellini, facciamo un passo dopo Basilio, se avete una replica nei confronti delle direzioni recenti di alcuni che hanno parlato insomma di un costo eccessivo per la realizzazione di quel progetto, se c'è una replica a quelle critiche, e un aggiornamento invece per quanto eccessivo. Questa cosa è un aggiornamento per quanto riguarda invece il dissequestro di quel mobile in cui è esplosa la sanità. Certo, importante, sì. Allora, cominciamo da quest'ultimo, che così ce lo sbarchiamo subito. Noi abbiamo lavorato perché il giudice rendesse disponibile quell'immobile per metterlo in sicurezza in una maniera diversa. Sto parlando dell'immobile dove c'è stato lo scoppio, no? Metterlo in sicurezza eliminando l'occupazione troppo invasiva della strada che permane da troppo tempo. Il giudice ha dissequestrato e ha reso disponibile. Noi abbiamo, con una serie di atti che se volete vi posso rendere, detto ai proprietari di eseguire immediatamente le opere di messa in sicurezza, altrimenti ci saremmo sostituiti, avendo già predisposto da 2 anni un progetto di sostituzione che prevedeva lo smantellamento di quella struttura. I proprietari hanno detto che vogliono agire, tant'è che hanno, come dire, messo qualche segno di un'attività. Noi dobbiamo vigilare perché non resti un segno di un'attività che non si faccia, poi a cui non segue concretamente un'attività che elimini appunto quello obbrobrio ormai che invade la strada da parecchio tempo. Quindi agire in danno e poi i proprietari rifarsi sui proprietari. Questo, quindi, è un procedimento in corso che va monitorato, anzi diciamo che da questo punto di vista l'attenzione della stampa può essere utile a pungolare, come dire, la stessa attività, perché, come dire, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, devo fare però poi non faccio perché magari ancora non ho deciso che cosa fare, mentre il comune aveva chiaro le idee di che cosa fare, cioè metterle in sicurezza con dei tiranti e smantellare quella struttura. Il costo non era neanche estremamente eccessivo, però bisognava passare dal dissequestro. Seconda obiezione, se noi prendiamo un ettaro
di terra, che so io, in qualsiasi punto, al Pergolo piuttosto che da un'altra parte, e ci facciamo un parcheggio, possiamo spendere 500.000 euro e l'abbiamo fatto, perché ci sono costi di esproprio di un certo livello, una spianata lo fai in superficie, che cosa occorre? Magari lo lasci drenante come le strutture chiedono, perché oggi il suolo non può essere più impermeabilizzato, no? Se invece stiamo negli orti del Duca, allora bisogna fare le cose per bene, perché non solo bisogna fare un parcheggio interrato, ma bisogna anche, come dire, garantire il paesaggio, garantire il cono visuale, ricostruire le arcate, rifare i muretti, cioè fare tante opere d'arte che una spianata ristrutturare un trullo. Che il costo per la realizzazione di un'opera interrata e soprattutto la realizzazione di posti auto in quella maniera, che hanno un costo di 22.000 euro, oggi se voi andate da qualsiasi costruttore e volete acquistare un box, al di sotto di 1.100 euro voi non lo trovate. E soprattutto dovete considerare, oltre ai costi per la realizzazione del box, se andiamo da un costruttore, anche delle corsie di manovra. Cioè quelle corsie di manovra servono, sono finalizzate all'accesso dei box. Pertanto dire che è un costo eccessivo lo ritengo veramente una falsità, e soprattutto per quello che costerà sicuramente, per l'intervento che si andrà a fare, riqualificherà tutto l'intero centro storico e si avrà un vantaggio non indifferente. Dobbiamo essere chiari, cioè uno dei pochissimi trulli a pianta circolare, perché se voi vedete i trulli sono tutti a pianta quadrata, degli ortolani, quindi quel trullo, c'è una foggia storica, c'è un terrazzamento di pietra che va rispettato, c'è un'antica costruzione, c'è il tratturo e i muretti a secco che vanno rispettati. Quindi si parte prima di tutto dal rispetto dei beni culturali, seppur sobri, presenti, e poi si modernizza. Però il punto di partenza è il rispetto dei luoghi così come storicamente e paesisticamente si sono configurati, altrimenti resterà il degrado, no? E tutto finirà. Ma aggiungerei solo una cosa a questo e poi fatemi completare. Aggiungerei, c'è stata una gara che ha coinvolto 11 ditte, in cui c'era una quota anche riservata al ribasso, ma c'era una quota riservata a opere migliorative. Ok, andatevi a vedere le quote riservate al ribasso, se uno poteva vincere, che era così l'auto, come dice non so, il suo interlocutore, allora avrebbe potuto fare, non so se, chi ha mosso questa obiezione, allora poteva sicuramente avrebbe trovato che tutte le ditte si sarebbero posizionate al massimo ribasso sul punto in cui per conquistare quei punti, cosa che non c'è stato. Devo dire, cerchiamo di come dire, di anche di approfittare del momento. Noi abbiamo fatto questa conferenza stampa oggi perché entriamo nella fase dei festeggiamenti per San Martino, e quindi diciamo che la settimana entrante vogliamo che sia dedicata all'attenzione al Santo Patrono, per questo ci siamo, come dire, affrettati anche a fare la conferenza stampa oggi. Vedo che con soddisfazione che il commissario non solo ha confermato, ma d'altro canto erano atti di indirizzo sanciti dal Consiglio Comunale, la presenza delle giostre al Pergolo, ma devo dire anche che ci sono atti, dichiarazioni da parte dei giostrai, non solo di gradimento, ma credo che sia venuta anche in evidenza il danno che è stato fatto alla città di Martina Franca quando, con un'improvvida campagna di stampa, diciamo a suo tempo, affiancando la parte più... La campagna di stampa condotta dalla Gazzetta, voi la conoscete tutta quanta, che l'aveva sponsorizzata come una delle cose più deleterie che sarebbe accaduta alla città, invece non solo i giostrai chiedono
quel posto oggi, non solo la città ha potuto sperimentare che quello è il più giusto equilibrio per valorizzare tutti gli spazi della città, ma che a suo tempo si è tradotto solo in un danno fatto alla nostra comunità. Va bene, però diciamo che le persone tornate alla ribalta, che hanno diciamo curriculum particolari, sono stati messi da parte anche dal commissario, che ha confermato diciamo la scelta delle giostre al pergolo con molta determinazione, rispettando le indicazioni del Consiglio. Quindi diciamo che possiamo utilizzare anche questo spazio per augurare ai martinesi una buona festa di San Martino e una serena festa di San Martino. Prego. Siamo arrivati a parlare di San Martino. Volevo chiedere una cosa. Considerato che qualche giorno fa il professore parlò di un suo faccia a faccia con il commissario, dal quale è scaturito che il commissario poteva fare 1001 eventi culturali, no? dal suo insediamento in poi. La cosa non risponde a verità, in quanto comunque già sono stati bocciati i primi patrocini alle associazioni culturali e non sono stati poi consentiti anche patrocini di manifestazioni che erano già state programmate, seppure ci fossero delle... avevate credo lasciato anche delle somme. Secondo? Si sente la domanda? Si sente? Quindi volevo capire, considerato che l'unica cosa attualmente finanziata è stata proprio la festa di San Martino, che ci mancherebbe altro, non dovesse essere finanziata, voglio dire, volevo capire, considerato insomma il vostro ruolo di amministrazione ombra, che ormai è diventato palese dopo questa pseudo conferenza stampa di oggi, volevo capire quale sarà il vostro controllo riguardo l'utilizzazione del regolamento poi approvato sui patrocini, che sicuramente è più restrittivo di quello precedente, ma che se applicato dalla politica probabilmente ha dei margini, no, sui quali poter lavorare, invece applicato dal commissario ci potrebbe portare a non vedere la stragrande maggioranza delle manifestazioni programmate in questi 4 anni. Beh, io sono un po' attristato su questa questione, perché ho visto in questi giorni, è una conferenza stampa per me questo, e a proposito di conferenze stampa ho visto che tutti i comuni, da Ostuni a Ceglieme Sapico, non ho letto di Locolotondo, però già l'aveva fatto il Locus Festival, tutti questi comuni hanno implementato, almeno dalle notizie di prima mano che ho io, i capitoli sulle attività culturali estive. Ostuni, Ceglieme Sapico hanno fatto le conferenze stampe, quindi parte una grande stagione turistica, diciamo, in Valle d'Itria. Per Martina Franca questo non avviene, è oggettivo, perché le scelte... Anche per la mancanza di un cartello estivo programmato precedentemente, che comunque era stato già... la caduta dell'amministrazione è avvenuta in tempi nei quali comunque per regola un programma estivo dovrebbe essere già uscito da mesi. Quindi permetti di dire, non è esattamente così. Allora, i programmi ai quali anche il professor Scialbi fa riferimento sono programmi che sono stati resi noti in questi giorni. Lo stesso Festival della Valle d'Itria, vorrei giusto sfatare questo mito che ogni estate ritorna, lo stesso Festival della Valle d'Itria è in grado di offrire il programma preciso e dettagliato di tutte le attività soltanto qualche settimana, 2-3 settimane prima dell'inizio della manifestazione, ma questo non per una questione di negligenza, ma perché come ogni organizzazione complessa, più o meno complessa, ha necessità, come dire, di mettere a punto sino all'ultimo la programmazione dei propri eventi. Sta di fatto che il programma Dez Martina, che già dal 2012, ricordiamoci, noi ci siamo insediati il 1 giugno come giunta del 2012, riuscimmo a mettere in campo il programma Ceri, già all'epoca, con tutte le associazioni, ma ovviamente si trattava di dare loro una grande mano per poter mettere in campo progetti ambiziosi che potessero crescere negli anni, così come sono cresciuti. Per tutti e 4 gli anni,
Prima di San Martino noi abbiamo pubblicato il nostro programma estivo, che vorrei ricordare era un programma che aveva all'interno dai 300 ai 400 eventi da giugno a settembre, quindi uno sforzo, un lavoro anche da parte nostra, forse più che degli uffici, perché alla fine abbiamo fatto gli impiegati su questo, ve lo posso garantire. Erano settimane di fuoco quelle che precedevano la festa patronale, e non tanto per la festa patronale quanto per il programma degli eventi estivi. È ovvio che uno dei danni arrecati alla città da questo scioglimento violento e anticipato dell'amministrazione sta non tanto nella impossibilità anche di offrire una programmazione, un panorama degli eventi che rendono questo territorio appetibile in questo particolare momento di grande flusso turistico, ma anche quella di dare una mano alle associazioni, anche dal punto di vista economico e non soltanto con i patrocini, per la realizzazione di iniziative che noi abbiamo visto crescere in questi anni. Nel 2012 c'erano piccole manifestazioni, però con buone idee alla base, che poi nel 2013, nel 2014, nel 2015, grazie al piccolo aiuto che l'amministrazione è riuscito a dare a quella e a tante altre realtà, sono cresciute, hanno avuto la possibilità di svilupparsi e di radicarsi. Quest'anno ovviamente anche Carovigno ci passa avanti, e questo inevitabilmente è uno degli effetti, anche voluto, visto che era uno dei motivi, no, portati a spiegazione della crisi, uno dei primi effetti di questa improvvida, no, ecco, perché io scelta amministrativa. Con la mia domanda volevo capire quale sarà l'atteggiamento posto e soprattutto del professore rispetto a questi 1001 eventi che nei fatti già stanno iniziando a non essere messi in atto, perché il fatto di non concedere il patrocinio a determinate manifestazioni che possono essere utili o non utili a dare visibilità alla città, questo chiaramente dovrebbe passare, no, da una scelta politica, in questo caso, no, del commissario, assolutamente giusta. Però il fatto che vengano già bocciati dei patrocini, che non vengono concessi dei contributi, potrebbe limitare di molto la proposta culturale, quindi portare a... No, è già un fatto. Ma il dato di fatto, io mi basavo su quella sulla comunicazione fatta dal professore, ovvero parlavo con il commissario ha detto no, non cambierà niente, anzi sarà anche meglio. Considerato che i primi taciti sono... Siamo a livello di una battuta, diciamo che gli atti che cosa sono? Gli atti sono che il bando era stato fatto e quindi ci sono le richieste da parte delle associazioni culturali. L'altro atto qual è? Che il bilancio è stato approvato così come l'abbiamo proposto, quindi il secondo atto definito, quindi ci sono le autorizzazioni di spesa connesse. Che cosa può succedere? Può succedere che il commissario prenda atto delle richieste venute, prende atto del bilancio e fa la programmazione da concertare con, eventualmente come avremmo fatto noi, con i portatori di interesse. Noi non siamo un governo ombra, io lo voglio smentire categoricamente, perché non abbiamo nessuna intenzione di fare le pulci a chi che sia. Noi siamo semplicemente delle persone che, essendo state impegnate direttamente e avendo a cuore l'interesse della città, vogliamo che i procedimenti siano portati avanti. Allora, se questa è la cornice, non appena avrò modo di incontrare, o per sua richiesta o per impulso, il commissario, dirò che Martina in questi ultimi 4 anni è passata dall'oblio, da una città che veniva bypassata per raggiungere le altre città, alla città che ha fatto da attrattore e anche da punto di riferimento per le altre città. Ecco, siccome diciamo c'è una responsabilità, no, che comunque è in capo anche a una persona che certo non può interpretare la visione del territorio, perché non gli si può chiedere una cosa di questo tipo, e però che ha la possibilità di confrontarsi con le cose fatte, soprattutto ce l'hanno anche, come dire, i funzionari che hanno collaborato con noi, ha le risorse e le domande per poter fare questo. Allora, se c'è una necessità,
siano anche, ed ecco qui, gli stessi operatori culturali a trovare modo di veicolare una richiesta di questo tipo, in modo che Martina non abbia una soluzione di continuità che potrebbe, come dire, nuocere agli interessi della città. E questo è quanto. Quindi resta il nostro augurio che a partire da San Martino siano recuperate tutte quelle iniziative meritevoli e siano eseguite. Certo, le iniziative invasive, certo, le iniziative che mettono a repentaglio lo stesso uso della città non saranno consentite, ma già dall'altro giorno, per esempio, con la cena, come si chiama, in bianco, un cittadino ha dimostrato che riescono a trovare un punto di intesa con la stessa burocrazia, trovando un luogo dove poter in una maniera molto decorosa svolgere un'iniziativa. Si è fatta, allora bisogna continuare ad insistere, perché noi non siamo assolutamente per il tanto peggio, noi non siamo quelli che dicono che la città si fermi per dimostrare quanto eravamo importanti, non è così. Noi siamo invece perché la città continui a camminare, perché se continua a camminare poi la si può, no, riprendere e rilanciare nei modi che merita. Questo è. Grazie. Un passaggio politico sulla questione, visto che è stato tirato in campo da diverse domande. Siamo a giugno 2016. Le elezioni saranno credo, circa giugno 2017. Quello che si può sicuramente dire è che nel 2012 si arrivò dal punto di vista politico alla candidatura di Franco Ancona dopo un lungo lavoro di concertazione, di riunioni notturne in cui si era condiviso il progetto. Si era condiviso il progetto definito da delle forze politiche chiare e che avevano una progettazione diversa e alternativa per la città di Martina. Furono 35 riunioni, le svolse per quanto riguarda il nostro partito l'allora segretaria Donatella Infante. Non è un discorso che si può arrivare a sciogliere subito. C'era il progetto sul tavolo e tutti gli attori disposti a crederci in quel progetto. Si arrivò a Franco come sintesi più alta e come la persona in grado di portare avanti. Questa conferenza stampa di oggi è una delle prime analisi che è stato sottolineato da Franco Ancona è che non si è scesi a compromessi, e questo la politica è quello che chiedeva al sindaco e alla sua giunta e alla squadra amministrativa che era uscita fuori e quindi oggi prendiamo atto che quel progetto è stato sposato e non è stato abbandonato per vili discorsi di poltrone. Ecco, questo del 2012 ce l'eravamo detto ed è stato mantenuto da questa amministrazione. Questo possiamo dirlo. Quel progetto di rinnovamento in più che si è visto nell'amministrazione, nella giunta, nel consiglio, io aggiungerei che c'è stato anche nei partiti politici. Questo rinnovamento, questo entusiasmo, questa voglia di mettersi in campo la si vede anche nelle personalità che fanno parte della politica di Martina. Tante facce nuove magari di cui sommessamente faccio parte, però hanno dato a delle persone la possibilità di credere e di mettersi a disposizione per un progetto. Sicuramente la domanda della candidatura sarà frutto di una sintesi di tutto quel lavoro che c'è stato nel 2012 da parte delle forze politiche, un lavoro di concertazione, di discussione, di elaborazione che sicuramente ci sarà anche questa volta.
e che quindi la candidatura a sindaco è la parte finale di questa elaborazione che già è stata messa in campo. Le riunioni ci saranno condivisioni di nuovi progetti, di una visione, che è quello che ci ha portato a non tradire il mandato elettorale che ci è stato dato nel 2012, perché una visione non è per 5 anni. Quello che magari abbiamo fatto nel 2012, come si suol dire, è a tempo indeterminato. Se ci sono le condizioni, la politica sarà responsabile di continuare quel progetto. Questo. Chiaramente il lavoro che è stato fatto prima del 2012 e dal 2012 in poi è un lavoro che per noi è una base fondamentale. Cioè, mentre nel 2012 abbiamo costruito da zero questa realtà, oggi sinceramente abbiamo fondamenta molto solide sulle quali, come dire, guardare ai prossimi 5 anni. Quindi da questo punto di vista, diciamo, lo sforzo che ricadrà sulle nostre spalle è uno sforzo fortunatamente molto più accettabile e sostenibile di quello che abbiamo dovuto faticosamente costruire in quelle 35 riunioni fatte di confronti, di scontri, di unione e di confronto di visioni, che poi alla fine hanno prodotto, diciamo, una sintesi positiva. Quel lavoro rimane, ovviamente. Adesso c'è da delineare il percorso, come dire, la continuazione di questo percorso, e questo credo che sarà molto più semplice di quanto non è stato costruire questa realtà all'inizio di questa esperienza. Grazie. Va bene, grazie a tutti. Buon San Martino a tutti. Buon San Martino a tutti, possiamo dirlo? Ok. Dalle giostre. Tutte le giostre.